il Ministero dell'Interno ha il dovere di difendere i propri atti, perché se non difendesse i propri atti darebbe il segno di decisioni affrettate o comunque non fondate sul diritto. Quello è un dovere. Altra cosa è, e lo dico con pieno convincimento politico e istituzionale, il tema della legge Severino. Secondo me è una legge da cambiare. Il caso che riguarda la sospensiva al sindaco De Magistris dimostra come quella legge non regga bene di fronte ad un giudice amministrativo. Un altro caso che si è verificato riguardo il sindaco di Agrigento, e parlo di un sindaco del Partito Democratico che è stato condannato in primo grado, è stato di fatto costretto a dimettersi per senso istituzionale e poi è stato assolto in corte d'appello, dimostra che la legge Severino non funziona e va cambiata. Io credo che fuori da ogni ideologia occorra farsi ispirare dal buon senso e dalla concretezza. C'è stata una legge, questa legge in sue parti molto significative ha funzionato e in altre parti non ha funzionato. Allora, prima di fare altre vittime innocenti, come alcuni amministratori locali dimostrano che può accadere, anzi è già accaduto, cambiamo la legge Severino. Non ho fatto particolari ringraziamenti se non al Ministro della Difesa. Con il sindaco De Magistris abbiamo avuto modo di rivolgerci un saluto prima dell'inizio della cerimonia e non c'è stato modo di parlare né avevo alcuna necessità di parlargli. Quello che però voglio ribadire, ma l'ho già detto prima, è che un conto è dal punto di vista giuridico, dal punto di vista formale, la difesa di un atto del Ministero dell'Interno. Un altro è il mio pensiero che dal punto di vista istituzionale e politico mi porta a dire che la legge Severino in sue ampie parti non ha funzionato e va cambiata.